Fanesi, allora siamo qui nella spiaggia dei Gabbiani, diciamo così, per una ripresa lavori, ma con delle condizioni particolari. Sì, perché avevamo promesso che avremmo fatto una manutenzione straordinaria alle scogliere di Baia Metauro e entro la primavera del 2018, e ci siamo, perché oggi sono ripresi i lavori. E non abbiamo trovato i vettori che portavano gli scogli dalla Croazia e quindi ci siamo affidati a un trasporto via terra, perché la ditta che ha vinto l'appalto deve comunque garantire il lavoro nei termini contrattuali, e quindi da domani riprenderanno questi lavori, che constateranno saranno nel portare i massi, appunto, a prenderli qui dalla foce del fiume Metauro e portarli a rinforzare le scogliere che avevamo individuato di Baia Metauro. Quindi un lavoro che avevamo detto, annunciato, che ha avuto un po' di problemi, ma adesso siamo, diciamo, in fase di esecuzione, siamo quasi arrivati alla realizzazione, perché poi quando arriva il materiale posare col pontone i massi non è così difficile, e quindi siamo molto soddisfatti di questa opera. Quanti metri cubi di materiale arriverà, come arriverà e da dove anche arriverà? Sì, parliamo di 50.000 metri cubi. La provenienza è dalle cave di Apricena, qui in Abruzzo, vicino a Termoli. Questo perché purtroppo via mare non è stato possibile, in quanto i vettori stanno tutti impegnati a Porto Recanati, e quindi siamo dovuti ripiegare su questa tipologia di intervento. Li porteremo con camion via terra, sarà una cave anche qui del Cagliese che le fornirà. Quindi portiamo via terra e poi dal molo li porteremo in opera a ripinguare le varie scogliere. E io spero, se le condi meteo lo permettono, in 15 giorni dovremo finire, perché poi si accoderà l'altro intervento sempre delle scogliere sud di Sassonia, e nel contempo anche il rifiorimento della diga foranea nel porto di Fano, la parte sud-est.